Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore, dall'odore, dal sapore di scrittura creativa. Oggi insieme proveremo a ragionare della scrittura efficace contro scrittura efficiente, alias lo show don't tell contro il narratore efficiente. Il tema è complesso e cervellotico, entriamo a bomba sul tema. Lo show don't tell è una tecnica narrativa molto moderna, ci ho fatto un podcast sopra, vi invito se non l'avete fatto a fruire il podcast Show Don't Tell, emoziona e non annoiare. Link del podcast lo trovate in descrizione. Il narratore efficiente invece è l'uso del narratore esterno in terza persona, non onnisciente, focalizzabile sui personaggi, ma neutro ed esogeno, ossia il narratore che non ha accesso ai pensieri, ai sentimenti, alle speranze, alle sensazioni eccetera del personaggio, ma a questo punto di vista si limita a mostrare e raccontare quello che vede. È un punto di vista molto arido, molto più arido, più povero, più scarno, focalizzato sui fatti piuttosto che sulle emozioni e pensieri. E non diciamo i personaggi, diciamo, sono scarsamente caratterizzati, se non in piccoli tratti. Ecco, questo punto di vista io l'ho definito il narratore efficiente. Ed è utile, a mio avviso, utilizzarlo perché permette di evitare di allungare talvolta la broda con dello show don't tell che può essere, a mio avviso, troppo ridondante rispetto al messaggio di un racconto oppure di un libro. Facciamo qualche esempio per capirci al volo. Prendiamo quattro libri di storia, tutti e quattro libri sono libri di guerra e raccontano tre eventi bellici diversi. Il nudo e il morto di Myler. In questo testo la guerra scorre sullo sfondo. C'è in primo piano la precarietà dello stare al fronte, sono pochissime le scene d'azione e di guerra, con qualche descrizione cruda, molto cruda. C'è il problema dei mariti e dei fidanzati che in guerra si trovavano tutti cornuti perché le fidanzate e le mogli divorziavano o li lasciavano trovandosi altre persone. Ci sono i rapporti umani di amicizia oppure di lite con i commilitoni, c'è l'odio per i nemici. È in generale un bel testo da leggere, denso di plot di pensieri e plot di personaggi. Sono pochissime le scene di plot di azione. Ecco, non c'è nessuna gestione delle infodump, perché, ecco, non c'è infodump. Il lettore deve andare a documentarsi da solo per sapere cosa sia una cosa piuttosto che un'altra. Leggendo il testo non capirete un cazzo di nulla su quale sia stata la dinamica della guerra dei Marines e dello Usnavi nel Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale. Pur essendoci sullo sfondo la Seconda Guerra Mondiale con le battaglie e sbarchi sulle isole dei Marines, ecco, non capirete nulla di quale fu la strategia di guerra USA nel Pacifico e di quali furono le tappe, i punti di svolta e le battaglie, tranne in qualche piccoli punti passando quella. Il sergente nella neve di Stern, un altro bellissimo libro di guerra da leggere, ha un taglio a mio avviso che è simile al libro di Myler. Plot di pensieri, plot di personaggi, pochissimi plot di azione. Il dramma della ritirata dell'Armir a piedi nella neve con tantissimi drammi umani ed asteroidici della cavalleria dei carabinieri per difendere la lunga colonna appiedata di militari italiani. L'assenza di empatia dei soldati tedeschi per gli italiani che erano considerati pezzenti. La solidarietà russa ed ucraina, l'odio dei partigiani siberiani, i drammi umani di taciti cessate il fuoco dentro le dace russe tra soldati italiani e russi che vi entravano per scardarsi e ripararsi dall'inverno russo. Ecco, leggendo il testo non capirete nulla dell'operazione Barbarossa dal punto di vista militare. Capirete, a mio avviso, veramente poco del ruolo, della funzione militare dell'Armir nell'operazione Barbarossa. 100.000 gavette di ghiaccio, un altro bellissimo testo di guerra. Troverete plot di personaggi, plot di pensieri e spiegoni di cosa fu l'operazione Barbarossa e del ruolo dell'Armir
vi farete un'idea molto precisa di equipaggiamenti tedeschi, di italiani e russi, del tipo di comandanti sul campo, delle operazioni militari svolte, quanto le storie personali. Verranno spaccati atroci ed identici al libro di Rigoni Stern. Alla fine del testo avrete sicuramente un'idea più precisa del big picture sull'operazione Barbarossa e di quale fu il ruolo e del dramma del contingente italiano in Russia. Il giorno più lungo di Ryan. Il testo è interamente scritto con un narratore efficiente, ossia un narratore esterno in terza persona, non onnisciente, focalizzabile sui personaggi ma in modalità neutra ed esogena. Una narrazione emotivamente arida, a metà strada tra un rapporto militare ed una descrizione di fatti con vicende personali, con nomi, cognomi, luoghi e date, ma descritti in modo esterno, non onnisciente, in modo asettico ed in terza persona. Alla fine della lettura del libro avrete un big picture completo, attendibile e ben sequenziato della dinamica storico-militare dell'evento del D-Day, spaziando appunto dalla Gran Bretagna alla Normandia fino al comando tedesco a Parigi quanto nell'alto comando nazista a Berlino. Ecco, lo show don't tell è sicuramente una tecnica per emozionare il lettore, ma questo tipo di narratore non è idoneo a fornire un esatto quadro generale di un macro evento. Ecco, se l'oggetto del vostro testo è un macro evento, ecco, non potrete a mio avviso usare solo lo show don't tell, perché non potrete fornire con lo show don't tell un'esatta rappresentazione dell'evento di sfondo, se questo è il tema principale del testo. Il narratore efficiente è invece il punto di vista più idoneo per raccontare un macro evento generale, se questo è veramente complesso. Certo, si potrebbe obiettare che i libri di storia non sono una narrativa di fuga. I lettori leggono per emozionarsi. I libri di storia interessano veramente a pochi, pochissimi. I libri di hard sci-fi sono centrati solitamente sulla tecnologia, che si mescola ad una storia, ma è comunque una narrativa per diletto, quindi il narratore efficiente potrebbe o può annoiare. Sì, questo è certamente vero, è anche vero che se si prova a descrivere un mondo immaginario futuro nella dimensione dell'hard sci-fi, quindi dell'hard cli-fi ad esempio, indubbiamente parlando di storia futura non ci si può affidare solo alla tecnica dello show don't tell, la quale a mio avviso non è idonea a fornire un big picture completo su un evento complesso, ad esempio di natura di hard cli-fi. Per cui inevitabilmente a mio avviso, ecco, ragionando proprio di hard cli-fi, su un tema complesso come potrebbe essere un evento astratto futuro, teoricamente possibile, come una campagna militare in Siberia, oppure in Nord-Est Africa, ecco, bisognerà a mio avviso scopiazzare il format del libro di Ryan, Il giorno più lungo, che inevitabilmente, dà ampi spazi al narratore efficiente, che appunto è quel tipo di narratore che fornisce alla fine della lettura un big picture sufficientemente plausibile, verosimile, con personaggi e storie che sono coerenti. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!